Benvenuti alla conferenza stampa del general manager dell'area sportiva della S Roma, Tiago Pinto. La conferenza si svolge senza la presenza dei giornalisti in virtù delle limitazioni scaturite dal Covid-19. L'ufficio stampa ha raccolto le domande che i colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a porgere. In sala è presente per Sky Sport Angelo Mangiante, a cui cedo la parola. Buongiorno. La stretta attualità ci porta subito sulla questione che riguarda Ed Ingeco. Uh, stamattina c'è stato l'incontro tra lui e Fonseca. Le chiedo innanzitutto qual è la situazione ora tra i due, qual è la posizione della società e chi sarà il capitano della squadra fino al termine della stagione. Non mi ha questa domanda. <ride> um, prima un di per per sì, tutto, mi scuso per il ritardo. Uh, não quero fugir à, à questão e é importante, obviamente, neste momento, clarificar a situação. Foi escrito e dito muita coisa sobre, sobre a situação do Edin, uh, mas, acima de tudo, é importante também percebermos que no mundo do futebol nós vivemos como, como uma família. Le famiglie hanno problemi, risolvono i problemi e normalmente saemi più forti de, de, dessa risoluzione dei problemi. Non voglio certamente sfuggire alla questione, è importante chiarire. È stato detto e scritto molto su questa questione, ma è importante capire che nel mondo del calcio i club vivono con le dinamiche di una famiglia, le famiglie hanno dei problemi, le famiglie solitamente risolvono i problemi e di solito quando li risolvono ne escono più forti. O Edin é um grande profissional, é um grande jogador, é um jogador com, com forte caráter, tem uma história muito particular na Roma. E o Paulo Fonseca, seguramente, é o nosso líder desportivo, é um treinador que tem feito um excelente trabalho e é o homem com quem nós temos partilhado as nossas ideias sobre o presente e o futuro da Roma. Edin è un grande professionista, un grande calciatore, un, una persona con un carattere molto forte che ha scritto un, pagine importanti della storia della Roma. Come è vero che Fonseca è il leader del nostro progetto sportivo, ha svolto un ottimo lavoro qui alla Roma ed è la persona alla quale abbiamo affidato il, il nostro futuro eh, immediato e a medio termine. Nos últimos dias já tivemos uh, alguns contactos para, no, para reconstruirmos esta confiança mútua entre todos. Eu, o Mister e o Edin, foram momentos que eu acho que foram muito importantes e de onde saímos todos felizes e confiantes de que todos vamos contribuir para, para o sucesso da Roma, e, e, é, e é sinceramente aí que nós temos que nos focar. Os maiores e os mais importantes valores aqui em causa são os interesses coletivos da Roma e não os nossos individuais. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni, io, il Mister ed Edin, volte a rafforzare questo sentimento di fiducia reciproca. Sono stati dei momenti importanti, riunioni da cui siamo usciti felici e fiduciosi di poter raggiungere i nostri obiettivi e i successi con, con, con la Roma. Adesso dobbiamo concentrarci unicamente su questo perché il bene collettivo della Roma è più importante degli interessi dei singoli. Relativamente à questão do capitão, desculpa, relativamente à questão do capitão, eu acredito que as equipas fazem-se também de disciplinas e de regras, de normas de conduta que nós temos que seguir. Neste momento o Edin não é o capitão, no futuro trabalharemos para aquilo que for os melhores interesses da Roma e seguramente o Edin será o primeiro a trabalhar para isso. Per quanto riguarda invece la fascia di eh, capitano, sono altresì convinto che un club debba reggersi sulla disciplina, sulle regole, sulle norme da condotta da seguire e da rispettare. In questo momento, Edin non è il, il capitano della squadra. Per quanto riguarda poi il futuro, lavoreremo nell'interesse della Roma ed Edin sarà sicuramente il primo a lavorare in questo senso. Grazie. Eh, rimanendo sul tema dei, dei capitani, lei nel giorno della sua conferenza stampa aveva detto che dopo il mercato mh, sarebbe arrivato il momento anche per parlare dell'eventuale rinnovo del contratto. A questo punto, del capitano Lorenzo Pellegrini, perché scade nel 2022, quindi, se si avrà dei tempi stretti su questo e poi anche un suo bilancio sul mercato di gennaio che si è appena concluso. Sì. Relativamente ao Pellegrini, eu gostava de recordar que foi o único jogador que eu individualizei na minha primeira uh, conferência de imprensa e filo porque todos nós dentro do clube, o Dan, Ryan, eu, treinador, uh, toda a gente considera que o Lorenzo é um jogador que representa de forma perfeita aquilo que são os valores do, deste projeto que nós queremos para a Roma. É um jogador talentoso, jovem com identidade do clube, mas ao mesmo tempo um, time worker uh, e muito dedicado. E nesse sentido, uh, as conversas com, com com o seu agente serão e acontecerão de forma natural um, e tudo faremos para que para que isso se resolva o mais rápido possível. Sobre sí, quanto ao guarda Pellegrini, tenho a recordar que é o único calciator del qual eu o parlato individualmente no curso da minha prima conferenza stampa e l'ho fatto perché tutti nel club, Dan, Ryan, io, il mister riteniamo che rappresenti perfettamente quelli che sono i valori del nostro progetto, è un calciatore giovane, di talento con una forte identità del club, ma al tempo stesso è un team worker, un, un forte lavoratore, molto dedito al, al, al lavoro e pertanto siamo eh, ottimisti, a breve ci rivedremo con il suo agente e, e contiamo di eh, risolvere tutto. Quanto à questão do mercado, eu sou uma pessoa ambiciosa e, e, e a primeira pessoa a quem cobro é, é a mim. E, e nesse sentido, eu diria que do ponto de vista da, das entradas fizemos duas boas contratações: quer o El Shaarawy, quer o Brian Reynolds, dois jogadores que cabem dentro do nosso projeto e que nos ajudaram acho eu do nosso ponto de vista, nos ajudaram a tornar a equipa mais forte para estes últimos quatro meses que temos de competição. Mas de qualquer forma também trabalhei arduamente, trabalhamos arduamente para criar condições, um, para encontrar soluções para jogadores que não estão tão felizes por não, por não jogarem tanto e acabamos por não conseguir, um, por uma razão ou por outra, concretizar essas saídas. E eu diria que esse aí um, foi um ponto em que, obviamente, não fiquei tão, tão satisfeito comigo próprio. Per quanto riguarda il mercato sono una persona ambiziosa ed esigente innanzitutto con se stessa, per cui per quanto riguarda il mercato in entrata eh, ritengo che l'arrivo di El Sharab e di Brian Reynolds, due calciatori che ben rientrano in quello che è il progetto del club, sono due acquisti importanti che eh, ritengo possano aiutare la squadra a diventare più forte da qui ai quattro mesi che restano fino al termine della stagione, ma o, o, e abbiamo altresì lavorato arduamente per trovare delle soluzioni anche in uscita per quei calciatori che giocando meno, eh, trovando meno spazio, sono anche meno felici. Eh, purtroppo, per una ragione o per l'altra, eh, queste opportunità non si sono concretizzate. E questo resta un punto che non può lasciarmi eh, soddisfatto, innanzitutto con me stesso. Buonasera, domanda della Gazzetta dello Sport. Se a Roma não arrivasse em Champions, poderia ser costretto a vender ancora qualquer big, como é sucesso, aos seus predecessores? Um, eu respeito a pergunta, mas uh, hoje é dia 3 de fevereiro e a pergunta coloca-me no final de maio. Uh, e por isso eu não tenho essa capacidade de prever e predizer o que vai acontecer no futuro. Aquilo que eu sei é que nós estamos todos muito comprometidos. Mais uma vez, uh, os proprietários. Eu, toda a minha equipa, o treinador, todo o seu staff técnico, todos os jogadores, toda a gente aqui em Trigória está muito comprometida em conseguir criar uma mentalidade um, de jogo a jogo para conseguirmos conquistar três pontos todos os jogos e atingir os nossos objetivos no final da época. E neste momento, aquilo que mais queremos é preparar de forma perfeita o jogo de sábado e podermos vencer. Rispetto alla domanda, ma oggi siamo al 3 febbraio e questa è una domanda che ci proietta già in uno scenario di fine maggio, di fine stagione e non sono in grado di eh, fare previsioni o di predire il, il futuro. Quello che si sì, posso dire è che siamo tutti impegnati, io, la mia squadra, la proprietà, l'allenatore, i calciatori, tutti i dipendenti a, a, a Trigoria nel cercare di eh, costruire una mentalità basata sulla quotidianità, sulla mentalità che eh, si gioca di partita in partita, cercare sempre di conquistare i tre punti per raggiungere i nostri obiettivi alla fine della, della stagione e in questo momento ecco, ehm, eh, la nostra priorità va alla partita di sabato, prepararla al meglio eh, per vincerla. Il Corriere della Sera le chiede qual è la situazione di Pastore che è in scadenza nel 2023 0 minuti giocati in campionato di Fazio, scadenza 2022 0 minuti e Santon, scadenza 2022 248 minuti ma ultima presenza il 18 ottobre arriveranno a scadenza di contratto e che disponibilità hanno dato per trovare una soluzione? La um, nostra esperienza nel no football e nel no sport in generale Uh, diz-nos que é normal que os jogadores um, não estejam felizes quando não jogam. Uh, a vida de um jogador profissional de futebol é jogar e, e, e quando não jogam por uma razão ou por outra. Eu aí queria também destacar a situação do Pastora porque infelizmente não tem jogado por, por, por lesão, mas obviamente que quando não jogam não estão felizes. Um, eu admito, como já disse, que em conjunto com os seus agentes Uh, procuramos trabalhar durante o mercado para criar situações e soluções onde os jogadores fossem felizes e onde conseguíssemos um, conciliar os interesses da Roma e dos jogadores. Por uma razão ou por outra, um, isso não aconteceu, mas é um pouco como um jogo de futebol: a equipa trabalha para criar oportunidades, uh, mas nem sempre consegue fazer os golos, e nesse sentido é exatamente o que aconteceu. Mas daqui para a frente, fechou o mercado, os jogadores têm contrato. Siamo una famiglia e andiamo tutti a fare il meglio per che roma vi Nella nostra esperienza, sia nel calcio che nello sport in generale, è normale che un calciatore... Quando non gioca non è felice, il professionista eh, vuole giocare, quando non ne ha l'opportunità non può esserne, eh, esserne felice, ha maggior, maggior ragione come nel caso di Pastore se non lo può fare per un, per un infortunio. E quindi, ecco come ho già detto e riconosciuto, con, insieme agli agenti dei calciatori abbiamo lavorato in questa sessione di mercato per trovare delle soluzioni che permettessero di conciliare gli interessi della, della Roma con quelli dei calciatori. Come detto, per una ragione o per l'altra eh, non si sono eh, concretizzate. È un po'. Eh, il discorso che vale per una squadra che durante la partita gioca, costruisce gioco per creare delle occasioni e poi non sempre le riesce a eh, concretizzare. Detto tutto questo, adesso il mercato è chiuso, siamo una famiglia, questi sono i componenti della, della nostra famiglia e tutti lavoreremo al meglio per eh, l'interesse e i successi della Roma. Domanda dell lei ha detto di identificarsi nelle idee di calcio di Fonseca, a prescindere dal posizionamento di fine stagione della Roma, può garantire già oggi che Fonseca sarà l'allenatore anche il prossimo anno? A prima cosa che que io quero garantir è che tutte le notícias che vieram a público di encontri miei con treinadores, di contatti miei con altri treinadores, sono tutti mentira. Nunca aconteceram. Secondo, dizer che noi. Eu, mais uma vez, os proprietários, o Daniel o Ryan, estamos muito satisfeitos com a forma de, de trabalhar do Paulo e trabalhamos para o presente e para o futuro uh, da Roma, uh, mas também deixem-me dizer que tenho uma boa relação com, com o Paulo e nem ele me parece preocupado com esse futuro longínquo que vem na pergunta e por isso o nosso foco é único e exclusivamente uh, preparar a equipa para ganharmos no sábado uh, e a seguir os próximos jogos. Beh, innanzitutto voglio, voglio garantire che tutte le notizie mh, che sono circolate rispetto a riunioni che avrei avuto con altri allenatori assolutamente non rispondono al vero, sono vere e proprie bugie e nulla di tutto ciò è mai eh, successo. In secondo luogo vorrei dire che sia Dan Ryan che io siamo molto soddisfatti del lavoro di Paolo Fonseca con il quale lavoriamo per il presente e il futuro del, della Roma. Tengo ad aggiungere che la mia relazione con Paolo è molto molto buona, e il mister non è affatto preoccupato da queste voci, non è distratto, è soltanto concentrato alla partita di sabato e alle prossime partite che verranno. Domanda del Corriere dello Sport, è stato un mercato difficile nel quale nessun giocatore ha lasciato la Roma, è deluso dal comportamento di Fazio e Juan Jesus che sono infatti stati esclusi dalla lista UEFA, con i conti economici pensa di essere a posto lo stesso? São três questões diferentes. Primeiro, lista UEFA. Nós tínhamos 22 lugares para ocupar, uh, e obviamente que com a, com a chegada dos jogadores também, a equipa técnica teve que fazer uma escolha. Saíram dois jogadores, entraram dois jogadores. Esse é um tema. Segundo tema, a questão das contas. Não, não vos vou enganar, uh, todos nós sabemos que o Covid uh, trouxe problemas acrescidos aos clubes. Todos nós procuramos as melhores formas para gerir os nossos recursos e, por isso, se não conseguimos, obviamente que, que essa situação pesa. Terceiro aspecto: eu não, não tenho que estar desiludido ou, ou não desiludido com as situações dos jogadores. Como eu vos expliquei, trabalhei muito e trabalhamos em conjunto com os agentes dos jogadores para encontrar soluções. Encontramos algumas soluções, mas no final, por um motivo ou por outro, as coisas não se concretizaram. Ponto final. O mercado fechou 1 de fevereiro, 2 de fevereiro. Estamos aqui todos um, para lutar pela Roma e fazermos o nosso melhor para que a Roma seja maior. Ah, sono tre questioni diverse. La prima riguarda la lista UEFA all'interno della quale possono esserci c'è cioè spazio soltanto per 22 nomi, anche alla luce dei nuovi acquisti che abbiamo effettuato. Due giocatori sono stati inseriti, altri due sono usciti, questa è una scelta puramente mh, che compete allo staff eh, tecnico. La seconda questione che riguarda eh, i, com, i, i conti. Eh, non possiamo nascondere che la pandemia e il Covid ha determinato nuovi esseri i problemi per il club che quindi devono cercare di gestire al meglio tutte le soluzioni e se non lo fanno questo comporta degli ulteriori problemi. Eh, la terza questione, non spetta a me essere deluso o meno con determinati comportamenti, come ho già eh, spiegato ho lavorato intensamente insieme agli agenti dei calciatori per eh, cercare delle soluzioni, alcune soluzioni erano state trovate, come ho detto non si sono concretizzate per una ragione o per l'altra, la realtà è che il mercato si è chiuso il 2 febbraio, oggi siamo al 3 febbraio, siamo qui tutti insieme per lavorare per il bene e i successi della Roma. Il protagonista le chiede se può chiarire come è nata la trattativa nello scambio Sanchez-Geco e se in qualche modo nella decisione di non portarla avanti ha inciso anche l'umore della piazza. In primo luogo, um, gostava de fazer minhas, as palavras di fare mie le parole di un dirigente italiano molto esperiente, come è il signor Marotta, uh, e por isso tutto quello che ele disse sobre essa trattativa io farei mie le parole di lui. Segundo aspecto, esta vai ser sempre a minha postura, vou ser aberto com vocês. Um, eu tive uma reunião com, com, com o Piero Auxílio em Milão. O Piero é um profissional que eu admiro, um, já tinha alguma relação com ele antes de chegar aqui, mas ele foi uma das pessoas que foi bastante simpática com a minha chegada. Sentamos-nos, conversamos sobre muitos assuntos, esse foi um deles, mas não posso dizer sequer que nós estivemos uh, em negociações. Um, se calhar era meu traduzir, Beh, in primo luogo vorrei far mie le parole di un dirigente molto esperto e competente come il direttore Marotta. Tutto ciò che lui ha detto in merito alla questione corrisponde al vero e faccio mie le sue, le sue parole. Il mio atteggiamento nei vostri confronti sarà sempre di massima apertura e trasparenza. È vero che ho incontrato Piero Ausilio a, a Milano, è un professionista che stimo molto, tra l'altro, è una persona che con me è stata particolarmente eh, gentile e hábiamos tido esta reunião, hábiamos falado de di diversas eh, questões, mas aqui não saímos mais entrados ou a uma verdadeira negociação sobre a importância do, dos fãs e dos adeptos. Um, eu acredito que a grandeza dos clubes se faz em muito pela grandeza dos adeptos. Uh, a Roma é um grande clube reconhecido em todo o mundo, precisamente pelos adeptos que tem, e eu respeito isso e admiro isso Venho de um clube onde isso também acontecia e por isso estou habituado a que, isso, a, que, a que assim seja, mas temos também que ter a consciência que nós temos que tomar decisões naquilo que são os melhores interesses do clube, naquilo que é a estratégia que a propriedade e nós próprios criamos para o clube e sobre aquilo que são as nossas ideias para tornar o clube melhor e vencedor. Dito tudo isto, neste caso não se aplica. perché, tal come disse anteriormente nemmeno che possiamo dire che houve negoziazioni. Per quanto riguarda invece la questione della piazza, l'umore dei tifosi, personalmente ritengo che la grandezza di un club dipenda direttamente dalla grandezza dei propri tifosi, della propria tifoseria, la Roma è un grande club riconosciuto in tutto il mondo proprio in virtù dei propri tifosi e questo è un fatto che io rispetto e ammiro molto, peraltro vengo da un club con una tradizione molto, molto simile, ma ecco, detto questo eh, le decisioni che noi dobbiamo prendere vanno nell'interesse del club, devono corrispondere a quelle che sono le strategie della proprietà ed essere fedeli a quelle che sono le nostre idee per migliorare e rendere vincente la squadra. Ma, eh, detto tutto questo, nella fattispecie, eh, tutto ciò non si applica neppure perché eh, non si è mai arrivati, come ho detto, a intavolare una trattativa. Il tempo le chiede se la società chiederà a Fonseca di far giocare Geco e sulla fascia di capitano chi decide. Due questioni completamente distinti: uh, questioni strategiche per quello uh, che è il futuro del clube, come la questione do capitano. Ovviamente, è una questione que in cui il treinador è envolvido, ma. Uh, Os proprietários, eu próprio e as pessoas com, com, com posições relevantes no clube são ouvidas e, e, e acaba por haver uma decisão partilhada, porque são questões estratégicas para o clube. Sobre as decisões da equipa, obviamente, não. Uh, o treinador escolhe uh, quem joga, quem convoca, substituições que faz e nós, obviamente, não temos uh, nenhuma influência nisso, nem, nem, nem assim pode ser. Né? Eh, sono due questioni ben diverse, la prima eh, attiene a quella che è la strategia del futuro del club perché eh, a chi assegnare la fascia di capitano è una questione strategica che coinvolge certamente il mister ma anche tutta la società e pertanto bisognerà a divenire una decisione condivisa invece per quanto riguarda le scelte tecniche il mister gode della massima autonomia e ci mancherebbe altro e lui fa scegliere i calciatori la formazione le sostituzioni che fa non c'è alcuna influenza di alcun genere da parte della società non potrebbe essere diversamente domanda di leggo alla sua prima conferenza è escluso l'arrivo di altri dirigenti. Dopo questo primo mese decisamente intenso, ancora dell'idea che non serva a nessun altro? Sì, ehm, confermo esattamente quello che disse detto nella ultima conferenza. Dal punto di de vista della gestione sportiva, ehm, non mudamos nada da quello che pensavamo. So... Eu sou a pessoa responsável por essa, por essa área em, em estreita relação com, com o Dani e com o Ryan. Um, agora, Fim do mercado, obviamente que é a minha obrigação uh, focar-me mais na, na estrutura que circunda a equipa profissional de futebol. Seguramente há um, algumas áreas, como a Secretaria Desportiva e, e outras, uh, que dão um suporte e apoio àquilo que é o dia a dia de uma equipa de futebol, que seguramente vamos ter que, que, que reforçar, que um, melhorar, para que também dentro da Roma se construa uma estrutura profissional, sólida e forte. Mas, para não haver margem de dúvidas, do ponto de vista da gestão desportiva, aquilo que vocês chamam normalmente de diretor desportivo, não chegará a ninguém. Sì, eh, confermo esattamente quello che ho detto nel corso della mia prima eh, conferenza stampa. Per quanto riguarda l'area sportiva, io sono il responsabile di quest'area qua, a stretto contatto con Dan e con Ryan, però ecco, adesso siamo giunti al termine del mercato ed è tempo per me di concentrarmi su quella che è la struttura che ruota intorno eh, al club. E ci sono eh, delle aree come per esempio la segreteria sportiva, ma anche altre aree che fanno da supporto, da puntello alla quotidianità. Di un club che andranno rafforzate e, e migliorare per poter dotare eh, il club di una struttura che sia professionale, solida e, e forte, ma per quanto riguarda uh, tutto ciò che voi chiamate la direzione eh, sportiva, non ci saranno nuovi arrivi. Rete Sport le chiede se Mikitarian vi ha comunicato di voler esercitare l'opzione per il rinnovo. E lo so, Michi. dizer uh, que o Mikey é muito importante para nós, uh, muito importante para nós pelo rendimento desportivo que tem, uh, se não me falha a memória, uh, é o segundo jogador da Europa uh, no, na relação gols, assistências. Creio que só o Bruno Fernandes uh, é que está à frente dele. Por isso é um jogador com um rendimento espetacular. Uh, depois é um profissional de excelência uh, e é um exemplo para toda a gente. E terceiro é um jogador que dentro deste projeto pode ter um papel importante para ajudar a crescer os mais jovens. Dito isto, um, o contrato dele tem uma especificidade que para além de nós exercermos a opção, o jogador terá no futuro que se manifestar em relação a essa opção. E nesse sentido, eu também não espero problemas. o Mickey já disse que é feliz aqui, o empresário do, do MICI teve o cuidado também de me, de me ligar e que, de podermos falar durante fevereiro para, para resolver o assunto o mais cedo possível. E creio que todas as partes estão interessadas um, em, em continuarmos a ser felizes juntos. Per quanto riguarda Miki, tengo a dire che è un calciatore molto importante per noi, non soltanto per il suo rendimento sportivo. Se la memoria non mi inganna, è il secondo giocatore in Europa per gol e assist forniti alle spalle soltanto di Bruno Fernandes. Schilke. Testimonia un rendimento straordinario sul campo, ma amiche è anche un professionista, un professionista eh, eccellente, un esempio eh, per tutti. E in questo progetto può essere un elemento molto importante per aiutare a crescere eh, i giovani. Poi, è vero nel suo contratto c'è cioè una clausola eh, che gli permette mh, di esprimersi su, sulla questione del, del rinnovo però lui ha già dichiarato di essere felice qui a Roma non mi aspetto problemi sono già d'accordo con il suo agente che ci vedremo, ci, ci vedremo a breve per risolvere il prima possibile la, la questione e sono sicuro che tutte le parti abbiamo l'interesse di continuare a uh, essere felici insieme domanda di teleradio stereo una delle basi della strategia della precedente proprietà era quella di mantenere alti costi per mantenere alta la competitività. Proseguirete su questa strada o avete in mente un'altra strada per competere e per vincere? Io non gosto di fare commenti in relazione al passato. Nel no passato c'è stata una gestione, c'è stata una strategica. Um, Gastou-se determinado dinheiro e obtiveram-se determinados resultados. E essa avaliação, cabe a vocês e a outras pessoas que têm conhecimento de causa para o fazer, eu não o tenho. Um, em relação a nós, desde o primeiro dia, aquilo que é uh, a nossa linha de pensamento, entre mim o e o Danny Ryan, essencialmente, é que o dinheiro não é tudo. Isto não é um campeonato para ver quem é que gasta mais. Nós precisamos de ser rigorosos, disciplinados e equilibrados naquilo que é a gestão do dinheiro. E por isso, nós estamos dispostos a gastar dinheiro, estamos dispostos a investir, mas mais importante da quantidade do que a quantidade de dinheiro que nós vamos investir é a qualidade do dinheiro que vamos investir. Temos que ser muito criteriosos no recrutamento, temos que ser muito criteriosos em cada, em cada euro que possamos gastar, para que no final tenhamos a consciência de que contratamos as pessoas certas e os jogadores certos para, para podermos conquistar títulos e sempre com esta ambição de colocar a Roma a competir por todos os títulos non mi piace esprimere dei commenti su, sul, sul passato. Nel passato c'è stata una gestione con una propria, un proprio orientamento strategico. Sono stati fatti degli investimenti, sono stati ottenuti determinati risultati e le valutazioni le lascio a voi o a. A chiunque ecco, avesse eh, competenze e nozioni per poterlo fare, non è, non è il caso mio. Quello che posso dire è che dal primo giorno in cui eh, con Dan e Ryan ci siamo seduti e abbiamo parlato, abbiamo concordato, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che il denaro eh, non è tutto, questo non è un campionato nel quale. È una corsa a chi spende di più, eh, ma eh, ci siamo sempre detti che dovevamo essere mh, rigorosi, disciplinati ed equilibrati nella gestione del denaro. Siamo uh, evidentemente eh, disposti a spendere denaro, siamo disposti a fare investimenti. Ma uh, quello che conta di più non è la quantità di denaro che viene speso e investito, ma la qualità. Per cui, ecco, dov dovremo operare delle scelte mh, con estremo eh, criterio nel momento in cui reclutiamo nuovi eh, calciatori, per avere la consapevolezza di aver preso quei calciatori giusti per eh, rendere eh, la Roma eh, competitiva in ogni competizione. É, 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 a sobre título. Só, só acrescentar uma coisa, um, eu acho que o mercado de janeiro acaba por ser um bom exemplo daquilo que eu vos quero transmitir, todos nós sabíamos da dificuldade que havia do ponto de vista económico um, para atacar este mercado de janeiro e nós mesmo assim conseguimos contratar dois jogadores dentro do perfil que nós queremos para a Roma. Um deles, internacional italiano e que todos vocês conhecem, e outro, um jogador que era talvez dos mais cobiçados da MLS. E por isso significa que nós, mesmo uh, com este critério que eu estou a dizer, conseguimos um, fazer bons negócios para aquilo que é o futuro da Roma. Sim, eu vou só adicionar uma coisa. Me sembra que este mercado de lançado um... Uh, un segnale, uh, un messaggio molto preciso è un buon esempio di quello che intendiamo fare, con, sappiamo tutte le difficoltà attuali per poter attaccare questo mercato di, uh, di gennaio, eppure la Roma ha preso due calciatori che corrispondono al profilo che la Roma cerca per il proprio progetto: uno è nazionale italiano di cui sapete tutto, l'altro è uno dei talenti migliori della, della MLS. Quindi ecco, nonostante il criterio. Che ho menzionato eh, poc'anzi, la Roma è riuscita a portare a termine due operazioni utili in chiave futuro. Centro, su uno sport, le chiede quanto ha inciso la sua voglia di avere subito Reynolds a disposizione sulla decisione del giocatore di preferire la Roma alla Juventus e di che giocatore si tratta, se può raccontarci i suoi pregi e difetti. Sì, noi contrattiamo il Reynolds per cinque anni e non per, per giocare contro la Juventus. Um, è un giocatore che sta. Há algum tempo inativo mais ou menos há dois meses sem 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 treinar e sem competir uh, por, pelo por causa do fim do campeonato e depois uh, das feiras que ele teve e também do Covid e por isso é um jogador um, em quem nós acreditamos muito mas não estou minimamente preocupado se vai jogar contra as Juventus ou não estou tenho que reconhecer estou feliz porque sei perfeitamente um, a quantidade e a qualidade dos clubes que também o queriam contratar, e estou feliz por ele ter escolhido a Roma. Depois falo as características dele. Ma Reynolds è un calciatore che abbiamo preso per i prossimi cinque anni e non per giocare la prossima partita con la Juventus, è un calciatore che da eh, due mesi eh, non scende in campo perché è terminato il campionato negli Stati Uniti, per, perché poi ha avuto le ferie. Poi c'è stata anche la questione del, del Covid. È un giocatore nel quale crediamo, crediamo molto. In questo momento non mi preoccupa se sarà a disposizione per la prossima partita. E riconosco inoltre di essere molto felice di questo acquisto perché so bene la quantità e la qualità dei club che avevano mostrato interesse nei suoi confronti e pertanto sono felice che lui abbia scelto noi. Em relação às características do jogador, ele é um jogador que tem muito potencial, para além da idade de ter apenas 19 anos, é um jogador com muito potencial. Do ponto de vista ofensivo, tem muitas coisas interessantes. Seguramente, do ponto de vista defensivo, pode melhorar, mas veio para o melhor campeonato do mundo para poder melhorar. E, por isso, do ponto de vista físico, é um jogador também com condições espetaculares. E agora é como se tivéssemos uma. uma uma joia na mão e cabe-nos a nós uh, trabalhá-la. Per quanto riguarda le caratteristiche di Reynolds, è un giocatore dal, dall'elevato potenziale, malgrado la giovane età appena 19 anni, è un giocatore con delle caratteristiche offensive molto interessanti, sul piano difensivo deve certamente migliorare, ma è arrivato nel campionato migliore per poterlo fare, per poter crescere in questo senso. Da un punto di vista fisico è un giocatore con... Delle caratteristiche straordinarie, e in questo momento abbiamo in mano un gioiello che dobbiamo raffinare. Domanda da parte nostra di Roma TV: abbiamo visto Esharawi che ha sottolineato più volte quanto è stato felice di, di tornare alla Roma. Quanto è importante nel vostro progetto questo parametro per scegliere i calciatori su cui puntare? Um, Essa é uma boa pergunta, porque esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Quando digo nós, é, não é só a Roma, é em, é em, todo, em todo o mundo, o scouting precisa também de evoluir uh, para aquilo que são as características psicológicas e emocionais dos jogadores. Porque já vimos acontecer muitas vezes jogadores talentosos que não se adaptam a um contexto por determinada razão. E, e dentro desse perfil psicológico e emocional. Claramente, a motivação e o compromisso e a felicidade de poder estar num clube é muito importante. E, e se há coisa que eu, que eu, que eu guardo deste mercado deste mercado de janeiro é a felicidade do, do, do Stefan e do Brian um, em, terem, em terem escolhido e terem vindo para a Roma. Fizeram questão de, de, de abraçar este projeto e estamos muito felizes por isso. No caso particular do Stefan, e para mim é importante dizer isto publicamente. Uh, ele sempre demonstrou muita vontade em vir para, para a Roma e abraçar este projeto. A vontade dele uh, foi determinante para que isso acontecesse. Eu diria que se assim não fosse, teria sido muito difícil concretizar esta, esta transferência, e por isso fico profundamente satisfeito quando, para além de grandes jogadores, conseguimos contratar pessoas uh, que estão completamente comprometidas com o projeto. Eh, beh, questa è una, è una buona domanda perché una delle sfide che abbiamo e quando dico abbiamo mi riferisco al panorama mondiale che abbiamo nello scouting è quella di individuare anche le eh, caratteristiche psicologiche ed emozionali del calciatore, sono numerosi casi di giocatori di talento che finiscono per eh, il non ambientarsi o integrarsi in una nuova eh, realtà e certamente eh, la motivazione, la dedizione, l'importanza, la felicità del calciatore nell'arrivare in un posto è un fattore determinante ai fini dell'ambientamento. Per me è senz'altro la nota positiva di questa sessione di mercato eh, il fatto che eh, Stefan e Brian eh, abbian, abbiano deciso di abbracciare questo eh, progetto con tale eh, entusiasmo. Nel caso di Stefan, ci tengo a dirlo anche pubblicamente, eh, Stefan ha sempre eh, voluto fortemente eh, tornare eh, alla Roma e la sua volontà di tornare è stata assolutamente determinante e mi spingerei a dire che senza di essa sarebbe stato molto difficile concretizzare questo, questo trasferimento e quindi questo per me è motivo di grande soddisfazione quando oltre a un grande giocatore si prende eh, qualcuno che è pienamente coinvolto e impegnato nel progetto. Domanda da parte nostra di Roma Radio, uh, ci ha fatto il bilancio del mercato, è passato però quasi un mese dal suo arrivo a Roma, uh, ci può fare il bilancio delle sue prime settimane di lavoro a Roma? Um, houve houve alcuni momenti neste mese che io pensei che que era quella personaggio uh, do Cândido, do Voltaire, uh, perché qualquer sito per onde ele fosse acontecesse un problema. Mm -hmm. Ci sono stati dei momenti in queste settimane in cui mi sono sentito come quel personaggio di Voltaire che dove metteva piede lui succedeva qualcosa o c'erano dei problemi? Um, Ma un po' più a serio, ovviamente fu un mese molto exigente per me perché è arrivato a un paese nuovo, um, a un club nuovo, una um, lingua diversa, um, adattarmi uh, al club... Um, E no meio do, do mercado de inverno não, não, não foi fácil gerir tudo isso, mas ao mesmo tempo fica aquilo que é mais importante, o apoio das pessoas, a confiança que, que os proprietários sempre passaram para mim, e também já o sentimento de que a Roma tem muita gente competente, tem muita gente com quem estou a ter muito prazer em trabalhar. Um, e há aqui realmente uma, um potencial enorme dentro do clube para nós podermos criar uh, uma estrutura cada vez mais vencedora. E agora é a minha obrigação, a partir de hoje, dedicar-me uh, ainda mais uh, à estrutura, às pessoas, à equipa, aos jogadores, uh, à equipa técnica e, acima de tudo, ao desenvolvimento de todos os departamentos que ajudarão a que a equipa seja mais forte. Cioè, parlando più seriamente invece, ecco, sono stati dei, dei mesi difficili, molto eh, esigenti, sono arrivato in un nuovo paese, un nuovo club, una nuova lingua nel bel mezzo della, eh, del mercato eh, invernale, però ecco, eh, ho potuto sinceramente godere del, del sostegno di tutte le persone che lavorano qui alla Roma, della fiducia dei proprietari che mi hanno trasmesso in ogni eh, momento. Potuto avvalermi della competenza delle tante persone con cui collaboro quotidianamente qui eh, nel club, e eh, questo è un club con un grande, eh, in cui c'è un grande potenziale per poter costruire una struttura che sia ancora più eh, vincente. A partire da oggi potrò. Dedicarmi a tutta questa, questa struttura, allo staff, ai calciatori, allo staff tecnico, alle persone che ci lavorano, ma soprattutto a eh, sviluppare ehm, tutti i vari diparti dipartimenti che serviranno a rendere questo club più forte. Grazie a tutti. Grazie.